Suoni e colori di una festa dedicata alla pace, sono immagini delle affollatissime prove di ieri della notte dell'Atalanta che esploderà stasera nel grande spiazzo di Melpignano per la festa della musica popolare che richiama nel Salento una folla immensa, si parla di 150-200.000 persone che arriveranno per cantare e ballare al ritmo dell'orchestra della notte dell'Atalanta. 21 musicisti supportati quest'anno da polistrumentisti di fama internazionale da cantanti come Susan Vega e Gregory Porter e poi la prima ballerina della scala Nicoletta Magna le prese con il morso della taranta lei che è nata a Salentina e tanti altri ancora sotto la direzione di Raffaele Gualazzi credo che l'interesse più grande di tutti questi artisti sia proprio la volontà di eh, lasciarsi eh, contaminare da quella che è la tradizione salentina e la voglia di eh, scoprire le radici di questa... Musica bellissima. Su questo palco questa sera ci sarà anche il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che verrà qui a ringraziare eh, tutto il pubblico della notte dell'Atalanta perché, da qui, l'anno scorso partì la prima raccolta eh, di fondi per aiutare eh, tutte le popolazioni colpite dal terremoto. È stato un impegno organizzativo da far tremare i polsi, con una priorità assoluta per la sicurezza che in queste ore di attesa traspare solo in parte con la presenza discreta delle forze dell'ordine e la predisposizione delle barriere e del videocontrollo richiesta dalle nuove norme che qui si testano per la prima volta. Chiunque vorrà venire a Milpignano potrà, stare, potrà sentirsi sicuro, però dovremo essere veramente in molti per sconfiggere la cultura del terrore e della paura.